Ben trovati a Giovanni Pinelli, inizia una nuova settimana qui a Trip TV con Obiettivo Sport. Primo appuntamento, qui parliamo di partite vere, partite ufficiali che si sono giocate. Parleremo di Civecchia, Tolfa e CPC in questi 3 giorni. Oggi partiamo dai nerazzurri perché è arrivata una sconfitta per quanto riguarda l'11 diretto dalla Radio Fazzini, che ha perso nell'esordio in eccellenza lo Stadio Fattori per 2-1 contro Città di Ciampino. Città di Ciampino che si è portata in vantaggio già al quarto minuto del primo tempo, poi raddoppiato al 24esimo e cerca di andare sotto per 2-0 con la squadra che ha protestato per un possibile fuorigioco di Castellano, un giocatore che ha segnato la rete del 2-0, punizione battuta, Nencione che non ha parato benissimo, la palla che vagava per l'aria, è arrivato Castellano che l'ha messa dentro e secondo i nerazzurri Castellano è in posizione di fuorigioco e nei minuti precedenti, al 19esimo, è stato annullato un gol a Fiorini per la stessa situazione e lì qualcuno pensava che potesse esserci posizione regolare da parte dell'attaccante nerazzurro. Cerca un po' in difficoltà e comunque si è trovato il gol dell'1-2 al minuto numero 40 del secondo tempo con un cross, possiamo dire, di Luca Iacomelli che poi si è trasformato in gol. Disattento il portiere Petrucci per quanto riguarda Città di Ciampino. Cerchia che ha provato a costruire la partita perché è stato praticamente sotto per tutto il match, però non è mai riuscito. Zero parate da parte del portiere Petrucci, praticamente l'unico di non porta è stato quello non cercato da Iacomelli. Per il resto conclusioni, un paio di cerroni soprattutto, che però non ha mai trovato la porta avversaria. Qui Ciechi che in attacco ha combinato davvero poco con mister Frazzini, che ha cambiato il brasiliano Vinicius facendo l'uscita a mezz'ora del primo tempo, è entrato dentro Tabarini che però non ha mai inciso nella partita. Per cui attendiamo la prossima gara, ci sarà in trasferta sul campo del Ramo Tondo Scalo, con cui siamo Ciechi che è esordito, però attendiamo le prossime gare per vedere cosa può fare in questa squadra nella nuova stagione. Si chiude qui questo appuntamento Obiettivo Sport, ci vediamo nei prossimi giorni alle notizie sportive.